Ciao a tutti, oggi sono con Davide e siamo in Valsassina perché stiamo andando a Mornico, che è il posto dove avremmo dovuto fare la grigliatona di inizio autunno, però proprio quel giorno pioveva e c'era gran freddo. Oggi invece è una giornata che sembra quasi estate, quindi adesso andiamo e faremo vedere questo bel posto. Oh yeah! Ed eccoci arrivati a Mornico. Già stiamo facendo il fuoco per preparare la brace. E qui è bellissimo perché c'è questo giardinetto con i barbecue già pronti, tavoli a disposizione. Noi ci siamo portati un po' di scorte, pur essendo solo in tre, abbiamo un bel po' di roba. Ma la cosa bellissima di qua è il panorama, e da questa balconata si vede tutta la valle fino in fondo. È davvero bello. E dopo un po' di attesa la brace è pronta e finalmente si sta cucinando. Belli spiedi e salamelle. Oh yeah! Mornico è una frazione del comune di Vendrogno, in provincia di Lecco, in alta Valmuggiasca. Vendrogno è un comune, appunto, della provincia di Lecco, con 295 abitanti, comprese le frazioni Bruga, Mosnico, Mornico, Narro, Nocerno, Comasira, Inesio e Sanico, che non sono poche. E in tutte queste frazioni ci sono solo 295 abitanti. In epoca romana da Vendrogno passava la via Spluga, che era la strada che collegava Milano con l'Indau, passando dal passo dello Spluga. Come ho già detto, Mornico è una frazione di Vendrogno a 975 metri circa sul livello del mare. Un tempo era nota per la costruzione delle morse. Nel borgo c'è la chiesa di San Bernardo, che è quella di cui sto inquadrando il campanile, costruita tra il XV e il XVIII secolo, con al suo interno affreschi ed elementi architettonici risalenti al 600 e al 700. In via Narro, che è qui dove mi trovo adesso, c'è questo affresco, che è un affresco votivo con la Madonna, San Pietro e San Carlo, risalente al 1617. Inoltre, sulle facciate delle case del paese sono presenti delle iscrizioni che riportano il soprannome in dialetto dei proprietari delle abitazioni. Per finire, da Mornico partono alcuni sentieri escursionistici, come quelli che conducono all'Alpe Giumello e sul Monte Muggio, che sono montagne che stanno qui, appunto, dietro al paese. O anzi, è il paese che si trova sotto a queste montagne. E qui, di fianco alla chiesa di San Bernardo, c'è un cimelio, almeno per i legnanesi questo è un cimelio, una fontanella fabbricata nella fonderia Marcati di Legnano proprio. E questo qui è il parchetto dove ci siamo messi a grigliare. Da qui si gode un panorama spettacolare. Tutta la valle, davvero bello.
T'ho preso. Come tiri. Basta, hai vinto tu. Grande Black. Qui nel parchetto dove ci siamo fermati a fare la grigliata c'è anche questo strumento di campane tubolari con questo sistema di battenti che si possono suonare. Bene, abbiamo visto insieme questo posto davvero bello, molto panoramico, e grazie a Sara che ci ha indicato il posto, che ce l'ha consigliato, e adesso sappiamo per l'anno prossimo, quando ci sarà da fare qualche grigliata, sappiamo che questo è un bel posto dove venire. Perciò io, Davide e Sara vi diamo appuntamento al prossimo video. Oh yeah!